Bella a tutti ragazzi, sono Kemp e sono qui oggi finalmente tornato dopo una vita che non vi portavo un video su Noi Malati di Foot. Ragazzi, siamo qui con FIFA 16, si riparte più carichi che mai per questa stagione qui. Ragazzi, dobbiamo fare davvero il botto, quindi incomincio subito col dire di iscriversi al canale di Noi Malati di Foot se state vedendo questo video qui e di andarvi a iscrivere al mio canale che troverete in descrizione, mi chiamo Kemp Gaming. Adesso iniziamo con il video ragazzi, che tratterà i top e flop del mercato 2016 appena concluso. Una settimana fa praticamente sono tornato dal mare, quindi ho detto perché non fare questo video qui. Allora, tra i top, è un video abbastanza veloce ragazzi, più che altro per capire se vi può piacere questa tipologia di video. Comunque, dopo un'ora di intro possiamo iniziare col video finalmente. Allora, i top secondo me sono Bacca, Dybala, Sterling, Jovetic e Douglas Costa. Allora, Bacca, Jovetic e Douglas Costa, perché viste le prime partite di campionato, a mio parere sono stati degli acquisti molto molto importanti che hanno fatto queste tre grandi squadre, due che da un po' non sono più in Champions League e un'altra che comunque da anni nel giro della Champions e che è una delle squadre più forti al mondo, quindi il Bayern Monaco. Le altre due ragazzi, Dybala e Sterling, secondo me usciranno fuori tra poco. Nel senso che tra qualche partita cominceranno a ingranare davvero tanto e faranno vedere quello che sanno fare. Davvero ragazzi, secondo me sono due giocatori devastanti che appena prendono il via appunto sarà difficile vederli giocare male. Tra i flop ragazzi invece troviamo Perisic, Vidal, Balotelli, Ibarbo e Gomez. Allora, qui c'è un discorso un po' più ampio da fare per il semplice fatto che, aspettate che allungo la durata dell'immagine così riesco a parlare con più tranquillità. Allora, Perisic secondo me non è un grandissimo giocatore, certo fa il suo, però a mio parere Shaqiri era molto più forte all'Inter, sarebbe dovuto rimanere lui, però io da milanista quindi adesso non voglio parlare dell'Inter. Comunque, a mio parere Perisic è molto più scarso di Shaqiri. Vidal secondo me è andato al Bayern Monaco ma sta già facendo abbastanza cavolate e secondo me quest'anno non farà benissimo. Ha giocato molto bene 2-3 anni fa con la Juve, l'ultimo anno così così, adesso al Bayern secondo me proprio non giocherà molto bene. Poi magari mi sbaglierò e farà una grandissima annata, lo spero per lui, però davvero secondo me non sarà così. Balotelli, che dire, io non sono un po' scettico su di lui, quindi l'ho messo nei flop perché a meno che non si faccia, non ritorni il Balotelli dei vecchi tempi, sarà difficile che il Milan gli dia fiducia ancora, quindi non saprei cosa dire di lui, l'ho messo nei flop perché non mi piace molto adesso come è tornato dal Liverpool. Poi abbiamo Ibarbo, che ragazzi l'ho messo nei flop perché è andato via dalla Serie A, è andato in Premier e quindi sarà un po' più cioè non si potrà più usare nella Serie A, l'ho messo un po' come flop perché alla fine è forte solo su FIFA questo giocatore qui, nella realtà non è molto forte e appunto l'ho messo nei flop per una ragione che lo useremo molto in FIFA ma nella realtà non è molto forte. In più è andato al Watford, quindi sì, si userà molto in Premier League, però diciamo che era secondo me molto più utile nella Serie A perché in Premier ce ne sono molti altri di attaccanti buggati. L'ultimo è Mario Gomez, che secondo me ormai ha finito di giocare, nel senso che dopo la Fiorentina ha fatto davvero molto schifo e secondo me adesso al Besiktas farà ancora più schifo, quindi spero per lui che si riprenda, anche se ho i miei dubbi, quindi l'ho inserito nei flop. Ragazzi, questo video qua è finito, spero che vi sia piaciuto, 4 minuti in cui ho parlato a macchinetta, davvero iscrivetevi al mio canale Kemp Gaming in descrizione e soprattutto a quello di Noi Malati di Foot su cui avete visto, appunto che è il canale su cui avete visto questo video. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, detto questo un saluto da Kemp, bella!